Il collegamento tra le note è molto, molto interessante se vicino, e questo mi può anche dare idea di fare delle tensioni. Quindi uno può con questa analisi dopo fare una considerazione del genere, no? Adesso vado al brano e prendo, che ne so, la prima A, no? Che vediamo 2, 5, 1, poi. Come dicevo l'altra volta, questo va bene che è un quarto che va a un bemolle 7, che va a un bemolle 3, però è molto più semplice pensarlo come un 2, 5 al relativo maggiore o un 2, 5 a fa maggiore, no? Poi di nuovo 2, 5 al re, re, sol, quel si bemolle è un sub 5 dominante di la. No, è un dominante della dominante, poi 2, 5 e 1. Il Sol 7 viene preso da scala minore melodica, no? Sol 7 è undicesima diesis e undicesima diesis e do diesis, no? Il Sol settima ha il Si naturale, quindi Si naturale e do diesis sono presenti nella scala minore melodica. Questo è un accordo tipico della scala minore melodica. E poi 2, 5 e torniamo all'inizio. No, io posso prendere, allora, studiare il primo 2, 5 che c'è con accordi di settimo, no? Sempre 2, 5 è. No, questo qua è sempre. Mi semidiminuito la settima, mi semidiminuito la settima, re e di nuovo sono da capo. E così via. Fare questo lavoro magari anche col maggiore, no? Sol, do, settima, fa. Poi il Sol lo prendo qua, Do settima, Fa. Poi il Sol lo prendo qua, Do settima, Fa. Il Sol lo prendo qua, Do settima. E il Fa devo prendere per forza qua, perché il Fa va dietro la tastiera, devo saltare d'ottava.